E allora ragazzi, a grande richiesta ce l'avete chiesto, ha detto ne vogliamo un altro, ne vogliamo un altro, e allora che abbiamo deviato tutta l'autostrada, tutta la 1 abbiamo deviato per far sì che Giovanni fosse di nuovo qui questa sera, soprattutto per fare un altro video insieme e per rispondere alle vostre domande, ce l'avete certo. fatte una volta e ce Buonasera a l'avete tutti. fatte. Quante domande ci hanno fatto? Ma un Una po' di valanga. Cioè, se domande. rispondiamo a tutti, il video dura 2 giorni. C'è Quindi, qualcuno cioè. che ne ha segnato tutte le È domande, vero. numerandole. Eccole qua. Ed è ragazzo noioso. Ragazzo noioso, giustamente. Ragazzo noioso, se fai 10 domande così lunghe, porti fede al tuo nick. Perché. Allora, tipo, non so, scegliamone qualcuna perché sennò non leggiamo tutte le altre. Quanto tempo alla settimana dedicate alle vostre letture e agli acquisti fumettosi? Posso Vai. iniziare? Niente, il tempo della settimana che vedete che è questo. Io la mattina mi alzo alle 5, vado al lavoro a Milano, torno che sono le 4 e mezza, 5, devo lavarmi, mangiare, ho qualche altra cosina da fare, dopodiché devo leggere il fumetto e dopodiché fare il video. Sembra E oracolo. questo è diventato Eh sì. praticamente quasi un A lavoro, tappe cioè a serrate. tappe serrate, non è più praticamente Mi un... rilasso e Mi leggo il rilasso, no, fumetto. quasi lo devo fare quasi obbligatoriamente È certe vero. volte, insomma, sì, lo faccio con piacere, però a volte, insomma, ci No, è la pressione. Non è che uno non gli sì, piace leggere. la È che se sai che devi pressione. leggere, perché io infatti. A volte io prima, a volte li accumulavo e leggevo un po' per volta. Adesso invece mi sento quasi No, io sotto. ce n'ho una pila di sotto, no, non ce la faccio. Infatti, Nuvole Ballerine esce quando ce la faccio. Infatti quando loro mi scrivono, tutti loro magari mi scrivono a volte, ah ma fai, perché non parli di questo, di questo, di quest'altro? Ma è impossibile, io faccio fatica a leggere, a parlare dal Di quello che contenuto. esattamente. Il passato non ci posso fare niente. Sto facendo, ho iniziato a fare solo i primi Se no uno numeri. si deve licenziare. E deve fare solo questo nella vita, perché Perché poi dopo che io lo leggo, dopo un po' me ne dimentico. Tanti mi scrivono, per esempio, un video fatto 2 mesi prima, ma qui hai detto così così, ma cosa ho detto? Io non mi ricordo. a Non me mi uno, ricordo. uno ieri mi ha commentato un video di 3 anni fa Io non e mi mi ricordo. fa e quindi? Io e Io quindi che? Ma chi se lo non mi ricorda? ricordo. Ma come faccio a ricordarmi? Io sono come voi che state dall'altra parte, mi limito, per me è un passatempo, penso pure per Marco, leggere il Sì, fumetto, però esatto. poi diventa quasi un... Mi piace fare i video, però insomma, non è che Infatti tu fai posso... molte più recensioni, io faccio gli acquisti fumettosi, Sì. Nuvole Ballerine ogni tanto quando ne accumulo 3-4 che Infatti l'ho dovresti letti. farne di più come Lo so, ma quello è il sono problema. belli Allora, quelli. il problema è che io faccio, ci sono delle serate in cui mi metto lì, l'altra sera ho letto un volume e 2 manga. Ma poi per 5 sere non trovo il tempo, perché magari c'è una sera che mia figlia l'altra sera si addormenta a mezzanotte e mezza. Quando lei è crollata, noi siamo svenuti. Non ci ho avuto il tempo proprio di leggere. Quindi ci sono sere che non leggo proprio, sere che invece mi metto. Ecco, ieri, per esempio, a pranzo ho letto il terzo di Mister No, di Martin Mister a colori. C'è voluto 10 minuti e me lo sono letto. Ma nei ritagli li devo infilare, capito? Molto dipende dalla bambina, perché se no non ce la faccio. Adesso che sono stato, diciamo, questi 10 giorni in vacanza, ho letto solo 3 fumetti, il Tex Nuovo, Mister No e Zagor. Per il resto mi sono abbastanza Che riposato. in relax è bello perché uno Il se li relax è gusta. bello. Adesso quando tornerò, sta a Riprende. vedere se mi ricordo quello che ho letto, Certo. perché già faccio fatica. I dettagli, ma no, ma perché poi dopo 700 numeri a storia di Dex s'assomigliano un po' tutti, Sì, insomma, capito? Quindi questa qua è la il seconda dettaglio. parte, la Eh conclusione, sì, il numero di quello d'inizi. scorso, insomma. Ecco, quindi il tempo dedicato ai fumetti, questo è, insomma. Quello. Lo ricaviamo. Un'ora al giorno, a volte. La sera, dopo 2 minuti che sto con il fumetto in mano, Ma poi tu c'hai pure i libri, poi io quindi, leggo anche capito? libri. Il libro me lo porto magari la mattina logo in metropolitano entrando perché comunque mi piace leggerli. Insomma, è una cosa Uno, molto. quando ci riusciamo, ci Quando riusciamo. ci riesco, non è. Questa mi piace. Siete generosi? Prestate mai fumetti? Assolutamente no.
Esattamente, lo regalo, uguale. Lo regalo, e io pure, ma non lo regalo, ma non lo e non c'entra niente, però questa è sbagliata questa cosa, cioè nel senso, non è che generoso. Se non lo prestiamo non siamo generosi. Sono generoso perché te lo regalo, sì. Anzi, io per esempio avevo la collezione, allora, i primi 70 numeri, 71, 72 non mi ricordo, di Classic Tex, siccome non mi piaceva granché, li ho regalati a un iscritto al canale, la figlia di una mia collega, insomma, che ne ho parlato altre volte. Io li ho regalati. Infatti dico è sbagliato, perché il fatto che uno non li presti non c'entra niente con la generosità. Uno non li presta perché il fumetto io devo leggere, deve essere, cioè, capito? Becchi quello che te lo apre, magari c'è, cioè, mani zozze di sugo, te, capito? No, per non parlare degli Zagor. Gli Zagor, cioè, io avevo un amico che era una guardia giurata, che era collezionista di Zagor e gli piaceva anche Nathan Rose. Lui è venuto a casa, io gliene ho dati tantissimi, ma glieli ho regalati, sì. non ho voluto soldi, prestati no. Sai, sì. Io ho una collezione di 2500 tra DVD e Blu-ray. Mio padre so anni che mi dice: la cosa assurda è che tu c'hai una collezione così. E io, se devo vedere un film, poi adesso è uscito lo streaming e quindi l'on demand, però lui mi diceva: è assurdo che io, se devo vedere un film, lo devo andare a noleggiare. Perché io neanche a mio padre gli presto i film. Ma non li presto perché tutte le volte che ho quelle rarissime volte che ho prestato un libro, un fumetto. Una volta ho prestato una videocassetta. Rovinata. No, me l'hanno riportato solo la videocassetta. Ho detto: scusa, ma la custodia? Boh, non lo so. Boh, non lo so. La videocassetta originale tu me la riporti senza custodia. E poi mi dici: boh, non lo so. Cioè, io lì divento, mi si annebbia la vista. Cioè, sono capace di rompere un'amicizia, una parentela. Al limite qualche libro forse ultimamente l'ho presto, ma è diverso il libro del fumetto. Il fumetto, sì. Basta che questi me lo aprono, sì. Me lo buttano. No, le mani sporche. Le... E stessa, guarda, ripeto, la videocassette, cose, DVD, graffiati. Un altro me l'hanno riportato, hai visto la... E va bene se te lo riportano. Sì, se glielo chiedi per sei mesi. Hai visto, cioè, quando tu apri il DVD... C'è il Deplian, la copertina, sì, sì. E uno l'ha riportato senza. Dice, ma non lo so, sai dove stava. Cioè, io quando lo apro così per non far venire la piega alla copertina, tu me lo riporti senza. No, ma infatti è successo. Non si presta. Non si presta, quindi non c'entra niente con la generosità. Si regala. Esattamente. Avete amici con i quali abitualmente parlate delle vostre letture? Sì, voi. Sì, a voi. Io no, non ce l'ho. Sì, ce l'ho, no, dei fumetti allora, c'è solo Gianluca. Altri che tramite il canale siamo diventati amici, infatti. E magari parliamo dei fumetti. Vi capita che consorti, figli, chiunque vi convinca a non spendere soldi nella vostra passione? A me no. No, io ho sposato una collezionista. No, quindi. No, io non gliene frega niente, non gliene importa niente, ma non mi ha mai detto soldi, come mi sembra giusto. Io non sopporto, poi adesso non voglio fare una critica alle altre famiglie, ma ho conosciuto tanti collezionisti di cose varie nella mia vita che erano succubi magari della moglie, ma non succubi nel senso che poi io li capisco, che poi non è che puoi rovinare un matrimonio o qualche conosco gente che la moglie, quel mio amico gli ho detto alla guardia giurata, lui alcune cose doveva prendere di nascosto perché sì. Poi la moglie lo rimproverà che spendeva troppo soldi per i fumetti. Cioè, sì. Ma che assurdo. Però cioè nel senso che non facciano una rivoluzione, lo capisco, perché non è che poi rompe un matrimonio per i fumetti o per una collezione. Sì, però se, ci sono. Se io, anche se io spendo per dire 150 euro al mese di fumetti, ma quanto spende una moglie che va dal parrucchiere? No, ma ognuno c'ha le sue spese. Ma... Ognuno c'ha le sue. Oppure. Poi se non c'abbiamo i soldi. Io dico, no, non nomino le altrui mogli. Mia moglie, per esempio, fuma. E spende soldi per le sigarette, che per me sono buttate via. Però se fuma tanto, purtroppo, so anche tanti soldi, insomma. Ma io non gli dico niente, così come... Ma lei non mi ha mai detto nulla, per certo, anche perché poi per i libri lei ne compra tantissimo pure lei, quindi la passione per i libri è certo. Per i fumetti, non tanto. Ogni tanto leggo qualche topolino. Però se ha la passione per i libri, capisce che... La passione per i libri, ne compra pure lei, però capisce che... A tonnellate, quindi non è assurdo. Non può... poi mio figlio, non le parliamo, mio figlio è peggio di me, quindi... Cioè, una famiglia tutta di grandi lettori. Questa è una cosa buonissima. Leggete sempre di più. Non legge più nessuno. Ieri ho incontrato, questa devo raccontare perché mi ha fatto. Ieri ho incontrato un ragazzo qui sotto che cercava gli orari del dottore e ci aveva avuto 22, 23, 24 anni. Tra l'altro, gentilissimo, perché stava facendo un favore a una signora che era in macchina e non ce la faceva scendere.
quindi pure un bravo ragazzo si è reso disponibile e mi ha detto: ma quando ci sono il dottore? E io ho detto: guarda, i dispari c'è Mattei, i dispari c'è Mattei alle 3, i pari c'è l'altro dottore ma alle 4 che non so come si chiami. Lui mi ha guardato e mi ha detto: ma scusa, oggi è 9, che vuol dire i pari, i dispari? vabbè. No, però mi sono cadute le braccia, capito? Perché questo secondo me è mancanza di lettura, di, capito? E questa è una cosa che quindi leggete perché sennò per fare quei quiz televisivi, guarda, ho visto, ero a casa di mia cognata, io non guardo mai quello degli scempiaggi, non so chi è, cioè spuntano le lettere, tu devi indovinare, sì. Ma basta una o due lettere già lo capisci che parole, ma quelle non le sanno, sì. Non le sanno, non perché le, non leggono, non le conosco, perché non leggono, non leggono. E ti accorgi quando parli con una persona non che ha un vocabolario non ristretto. Sapeva dinoccolato, per esempio, questo qua, quindi vabbè, lasciamo perdere. Esattamente, è inutile. Siete riusciti a trasmettere la vostra passione a qualcuno che conoscete prima di YouTube? Pre era YouTube, sì. Ma trasmetterla a mio figlio, per esempio. Mio figlio, tutte le passioni che c'ha, io le ho trasmesse io. E io ci provo, ma sta di sotto. E no, mio figlio. Confido nella seconda. Le mie passioni, l'informatica, il cinema, poi vabbè, poi se lavoro pure in cinematografia, figure. I fumetti, i libri, tutte le passioni. Bene. Poi ovviamente lui ha gusti diversi. I gusti sono, però, ed è giusto pure che abbia gusti diversi. Ma ci cioè, è un clone, è certo. Per esempio. Io compro Dylan Dog per lui, perché io lo mando, anche se ultimamente lo critica tantissimo, non gli piace più, dice insomma che fa un po' insomma. Sì, ecco, ce lo siamo detto. Ce lo siamo detto. E vabbè, diciamo che a te abbiamo risposto pure a 4 o 5 su 10, mi sembra che possa bastare, se no gli altri non rispondiamo più. Ce n'erano un paio interessanti. Una era colore o bianco e nero? Ma io devo dire che a me il colore non mi dispiace, io sono abituato, ragazzi, a leggere i fumetti americani, dei supereroi che erano a colore, e a me piace, e io non capivo perché in Italia invece lo lascio. E Dex è bianco e nero, che bello pure a Dex colore. È bianco e nero, ma è bello anche a colore. Mi piace in bianco e nero, sai perché preferisco Dex in bianco e nero? Perché così non vedo la camicia gialla, che mi dà enormemente fastidio questo giallo, insomma. Giallo canarino, poi ne aveva alcuni numeri che secondo me non esiste. Sì, poi ogni tanto è un po' più crema, ogni tanto sì, è più forse colore. La modifica è più evidenziatore, perché, proprio. Sì, è giallo così, sì, è fluo. Cioè, ma quando mai? Lo vedevano a chilometri di distanza, è improponibile la camicia gialla. Comunque, vabbè, quindi preferisco ovviamente in bianco e nero Tex, però il nuovo Tex Wheeler con la nuova colorazione non mi dispiace. Anche per esempio posso dire che secondo me, io ho visto alcune tavole del 400 di Landog, nella versione bianco e nero, molto bello, ma secondo me a colore rende di più. Secondo me il 400 di mio gusto personale, secondo me rende di più, perché la colorista, mi sembra sia una donna, ha fatto un lavoro eccezionale col 400. Guarda, ci sono delle cose. Ci sono delle tavole eccezionali. C'era la serie Zagor, la Ricci. Sì. A colore era qualcosa di spettacolare. Sì. Ragazzi, ma come si fa? Quindi secondo me dipende da caso a caso, non c'è una regola fissa. Io, in linea di massima, tento per il colore. No, io leggo anche molti manga e io dico sempre che secondo me a colori guadagnerebbero altri 50 punti. Probabilmente però la produzione in serie, decine di numeri, e quindi probabilmente in bianco e nero gli funziona più facile. Insomma, in passato anche qualche intervista, qualche lettera di Sergio Bonelli che lui sosteneva invece che preferiva, mi pare di ricordare, non sono sicuro, preferisse il bianco e nero, secondo lui era, però era anche pure un'altra epoca. Certo. Cioè probabilmente a oggi ti rendi conto che magari a colori hanno un respiro diverso, insomma, quindi. E tra l'altro non ho citato chi ci ha chiesto bianco e nero e colori. Beh, se posso aggiungere, con quello che li fanno già pagare, 85. Con quello che li fanno pagare, dovrebbero colorarli. Abbiate pazienza, cioè, secondo me il prezzo è esagerato. E quindi almeno colorano. Almeno colorano. Bene però. Bene, perché sennò vai in assozzata. E come hai iniziato a leggere i fumetti? Andrea Lando 100. Come iniziato? Io tramite mio padre. Lui leggeva Tex e io ho letto Tex. Quando ero ragazzino, cioè, all'elementare già, per imparare a leggere, diciamo così, mio padre mi incentivava, mi portava qualche fumetto, sì. Così imparavo a leggere prima, ma da lì è iniziato. Però poi che cosa è successo? Io preferivo i fumetti ai libri scolastici.
E quindi è normale. Mi ha sempre, cioè, è una cosa che mi ha sempre fatto sognare. Ho fatto un video su questa storia del meraviglia. A me mi ha sempre fatto sognare. Ultimamente un po' meno. Con questa storia del canale, questo fatto che li devo leggere per poi fare il video, mi pesa, quasi c'è tutto, mi pesa leggerlo. Perché ci sono alcuni che non mi fanno impazzire. Però quando sono rilassato, è un bel fumetto, tranquillo, senza dover analizzare le cose tecniche, il disegno, lo stile. No, io infatti non faccio recensioni tecniche. Ma non me ne frega niente. Uno, perché non credo di essere in grado. Mia moglie potrebbe fare una recensione tecnica sul disegno, perché è disegnatrice. Che mi diverte, che ci capisco, una storia che mi diverte. Cioè io, che mi fa sognare. Ho detto, non è che andare a guardare il tratto. Il tratto, sì. Oppure... che magari sono quello non doveva avere la penna, doveva essere una pace. Ah no, poi ci sono gli integralisti. Ma sì, ma vabbè, era semplicemente un fumetto. Adesso è diventato quasi, si prende quasi un testo di fisica quantistica. Esattamente, cioè, esattamente. Tutto perfetto. Se la Colt magari c'ha un... Non aveva quella lunghezza di canna, sì, del 1894. Sì, mamma mia, non lo sai. Ma che c'eri? La legge della storia. Sì, capito. Cioè, no, divertiti un po'. Io mi ricordo che quando ero piccolo leggevo Tex, finito il Tex, e io ritornavo e dicevo, dove sto? E sto a casa. Cioè io ero proprio, ero lì. Cioè ero lì, immerso. Ero lì, ero proprio dentro, ero sugli altipiani dei Navagos, capito? C'era un cibonello, quando Tex scende nei segreti di Mefisto, di Yama, tu senti freddo, senti l'umidità addosso, sì, capito? Perché capito? Quella la... anche tutte le altre, mi ricordo, che ne so, la prima che avevo letto era Assedio al posto numero 6, ma non mi ricordo come si chiama questa persona, cioè praticamente credo il numero 27, adesso non mi ricordo bene, ma ricordo ancora, c'era questa banda di Apache che aveva sconfinato 500 guerrieri con le penne, sì, che non c'entravano niente, certo, perché gli Apache non dovevano le penne. Però chi se ne fregava? Ma 70 anni fa, capito? E chi se ne frega? Cioè, addirittura il capo aveva 5-6 penne, che non esiste. Ma anche perché? Perché loro 70 anni fa si rifacevano anche a quello che era, quello che noi pensavamo fossero gli indiani negli anni 50, capito che voglio dire? Ma no, perché... cioè, nel senso, non è che c'era internet e uno dice, guarda, questa è la foto reale di loro seduto. No, però, se andavi a leggere un testo... John Ford faceva un bregosso, si vedevano gli apparecchi, sì, diversi. Sì, no? Sì, però... Però noi ragazzini, che me ne fregava a me se c'era la pelle. Devo dire però che invece quelli della SGS erano più fedeli alla realtà. Disegnavano gli Apache come volevano disegnare, piuttosto che Cheyenne, piuttosto che Comanche. Certo. Disegnavano, secondo me. Vabbè, tu hai fatto un video dove dicevi che chi c'è, che all'inizio c'erano tutti i gilet, c'avevano. Ma quelli di Tex, Gallup, sì, tutti con giù. Non ci avevo mai fatto caso, sai. Io quando tu hai fatto così, sono andato a vedere, sono andato a sfogliare, io ho detto che io non ci avevo mai fatto caso. Infatti, siccome non c'era il colore, sembravano tutti uguali. Tutti poi uguali. Quando hanno fatto le colorazioni, evidentemente alcuni facevano marrone. E che ti fa pensare? Io non me ne sono mai accorto. Ma sì, ma perché gli veniva più semplice. Ma io non me ne sono nemmeno mai accorto. E chi andava a pensare a questa cosa? Ma me ne sono accorto adesso. Sì, appunto. Io non ce l'ho nemmeno fatto caso. Ma figurati se guardavo il gilet o meno. Da ragazzino c'era. Per me era normale, anzi mi piaceva. Queste storie mi piacevano. Corso alla morte, il re, mi ricordo. Cioè, tante storie bellissime, con le copertine di Gallup che mi facevano impazzire, come quelle di Galliano Ferri di Zago, sì, devo dire. Beh, Ferri, eccezionale, alcune... come lo disegnava lui. Ferri. Ho letto l'ultimo Zago, credo che disegnato da Nuccio, se non sbaglio. Non so, che Zago non lo conosco. Che si imita in maniera... Cioè, imita il tratto di Ferri. Vabbè, certo, ovvio. Però secondo me è meglio rispetto a Sedioli e Verni, che vengono definiti, diciamo, quasi quelli che eredi, diciamo. Secondo me questo qua è migliore. Cioè, sai che poi quei disegnatori, per esempio mia moglie Gianluca, e quel mio amico, loro tutti e due leggono Diaboliche da anni. C'è un disegnatore, mia moglie dice che è quello che la fa impazzire perché è bravissimo, eccezionale. Gianluca dice che è orribile, non sa disegnare.
non lo ricordo come si chiama, dopo ce lo dice, ma non me lo ricordo io. Però la cosa assurda è che loro si sono parlati, uno dice: beh, un capolavoro, lui è un geniale, bellissimo. L'altro dice: non sa disegnare, orribile. E si è parlato dello stesso disegnatore. Quindi anche molto il gusto, insomma. A Paolo ultimamente piacciono le due diaboliche, queste due ragazze che disegnano la grande, la Massaia e Caretta si chiamano. Sono bravissime, non so chi disegna e chi inchiosa, comunque. Secondo me, io ho cominciato 2 mesi fa, ho comprato gli ultimi due numeri, ancora non li ho letti. Il primo numero di quest'anno le vedi all'opera, sono bravissime. Devo leggerlo ancora, l'ho preso, ma ancora non l'ho letto. E chi ha più fumetti dei due li conteremo e vi faremo sapere. Penso più lui così. Ma non so perché giù ce l'hai, Sì. Io ne ho migliaia, ecco, però non so, ma credo che... Se io avessi tenuto tutti quelli... io ho Topolino che già mi porta avanti, saranno 2005, sono i Topolini, quindi c'è... però non conta, cioè, nel senso che se uno c'ha... Io ne ho migliaia, però sono misti, non tutti dalla stessa... Avete altri interessi comuni, oltre ai fumetti? Il cinema sicuramente. Il cinema sicuramente. E devo dire anche i libri, perché insomma io per anni, poi il tempo, la cosa, magari uno si butta sui fumetti perché è più facile e più rilassante, però sono un amante. Serie TV ti piace, insomma. Serie TV anche. Breaking Bad, ho visto che c'è. Sì, Breaking Bad, certo. Però per esempio ultimamente mi sono comprato un'edizione speciale dell'Hobbit, tutta miniata da non so chi, con la copertina in tela. Quindi ancora, poi magari non lo leggo, però sono ancora attirato. Abbiamo comprato i libri di Harry Potter, quelli illustrati da un illustratore famoso, ce li abbiamo già tutti, abbiamo ricomprati illustrati in questa versione grande illustrata. Ragazzi, che poi per ragazzi, non è che lì sono l'altro solo proprio per ragazzi, stringo solo scherzo per i ragazzi, mi rende fino alle tante ragazzi. Io vado a cercare le edizioni tutte illustrate, fatte bene, con le copertine come si deve, con le illustrazioni all'interno. Perché ho notato che, per esempio, nella tradizione anglosassone, Stati Uniti, Inghilterra, sono quasi tutti illustrati. Illustrati bene. Qua in Italia. Io a Londra ho comprato un'edizione di Alice nel Paese delle Meraviglie, illustrata da uno famoso, non so chi era, ho comprato un mercatino a Camden Town, quindi ogni tanto pure io mi faccio tirare dentro da edizioni, da cose. Poi già non faccio un tempo a leggere pure i fumetti, quindi i libri ogni tanto li compro, li ho comprati, ce li ho lì. Magari un giorno li leggerò, non lo so. Però ecco, di Stephen King per esempio non ho letti tanti, è uno dei miei autori preferiti, e quindi lo leggo, tutto quello che ha pubblicato Lovecraft, della Oscar Mondadori, e ciò, capito? E poi ripeto, il tempo quello, non ce la faccio nemmeno a leggere tutti i fumetti, quindi figuriamoci. Una domanda per Giovanni. La domanda è: come mai la cultura dei fumetti si è persa in Italia? Questa è una domanda difficile, cioè, nel senso, questa è una domanda impegnativa. Non è che posso vedere, ma si è persa proprio per quello che sta utilizzando Manuel, per i tablet, gli smartphone, la tecnologia e tutto il resto. Ormai i ragazzi di oggi sono tutti lì, ma non solo i ragazzi, pure gli adulti, sì. Ma i ragazzi di oggi, il fumetto, preferiscono stare lì a giocare o aprire un coso, guarda, e vedere i video, e vanno decine di migliaia, vedere i video, fate bene, ci sono su YouTube, quando ci sono questi ragazzi che fanno vedere come si gioca. E noi saremmo stupidi se dicessimo non guardate YouTube, visto che abbiamo due canali YouTube, però possiamo dire che si possono fare, moderare e fare tutte e due le cose. Che ne so, oggi pomeriggio mi guardo 10 video, stasera leggo. Non guardare YouTube, non guardare il film, non guardare. Si tratta che il mezzo unico, anche l'editoria, diciamo, i quotidiani, sono in crisi. Perché nessuno compra più. Infatti il secondo libro in classifica attualmente su Amazon per vendite è il libro dei Me contro te. Quei due ragazzi youtuber, lui e lei, che stanno spopolando, che non è, io non lo sto criticando, sono anche bravi, sono puliti, esattamente. Quindi il problema è che se il secondo in classifica di vendite in Italia è il libro dei Me contro te, vuol dire che i libri li comprano solo perché i ragazzini piangono e gli comprano il libro dei Me contro te, quindi vuol dire che la gente non compra più i libri per sé. Per questo io siamo noi che però cerchiamo di spingere il mercato. Per questo io contesto quando
cioè, io ho questo mio amico Francesco, vabbè, lui è fissato con Piccolo Ranger, vabbè, io no, a me non piace, a me non è quello che ti ha dato il numero uno per farlo licenziare. Sì, ma è stato uno che glielo ha dato, ah, okay. Tutta vera, tutte cose, eccetera, maschera nera, sì. Eccetera. Cioè, a me non interessa il Piccolo Ranger, perché io non, a me non piace, diciamo, il Piccolo. A lui piace, ma non è questo il punto. Lui secondo me non sbaglia quando parla dei classici, perché i classici comunque vendono sempre. Perché? Perché quelli che leggiamo fumetti, bene o male, siamo tutti dai 30 e... Però devo dire che guardando il canale, per esempio, c'è... Ah, ma intanto fermi, fatemi salutare Nicolae Pavlenko, un ragazzino che è scritto, un ragazzo che è scritto al canale. No, sono sei video che mi chiede di salutarlo, io sono imbambito e tutte le volte mi dimentico. Sono dei ragazzi giovani, certo. C'è anche Nicolò, e Nicolò, no, che gli ho regalato dei topolini doppi, e lui c'ha dei pezzi veramente fighi di topolino antichi, che va ai mercatini a recuperare i vecchi. E c'ha, mi sembra, 14 anni. C'ho degli iscritti giovani, anzi alcuni che ho conosciuto sono dal Grande Poet a conoscermi, appunto. Simpaticissimi. Anche, sono eccezioni. Anche dice, ma sono eccezioni, nel senso che su 180... E vengono guardati pure male dai coetanei, molto. Sì, molte magari volte. Sì, non tanto, sono magari un po'... perché gli altri preferiscono invece... Ma come non guardi, ma come non sai chi è lo youtuber? No, io veramente leggo, capito? Questo. Quindi, cioè... Però poi secondo me fra 10 anni la differenza si vedrà. Quando quello è che non leggeva o che ne faceva... Ma quando io ero un ragazzino... E questo c'era, l'edicola e i fumetti, non c'era la tecnologia, non c'erano gli smartphone. E che va bene, io non dico che uno cresce un figlio senza gli smartphone, perché poi cresce un emarginato. No, però sto dicendo, lui ha chiesto come mai, e certo. È questo, che prima era un mezzo di evasione, adesso non è più il fumetto un mezzo di evasione. No, è che non ci credono, secondo me, perché poi se ci provano si accorgono che è molto più bello, è molto più d'evasione il fumetto che non un video su YouTube, perché il video di YouTube tu lo subisci, mentre il fumetto tu partecipi, cioè il fumetto tu entri nell'atmosfera, te lo inventi, te lo immagini, quello che lui ti lascia immaginare, tu te lo devi immaginare, come il libro, no? Quando dice ero qua da una scogliera perché c'era, guardavo sotto, tu dentro di te te la stai immaginando. Poi tu c'hai la tua scogliera, io c'ho la mia scogliera, e poi infatti quando molto spesso fanno il film tu dici ma che è sto schifo, perché non è la scogliera che ti hai immaginato, non tu, però, però ognuno si è immaginato la sua. E quindi se loro provassero, secondo me, se i giovani provassero, i ragazzini provassero a vedere quanto si sviluppa la fantasia leggendo un fumetto, leggendo un libro, probabilmente apprezzerebbero di più, perché il video, e io ne vedo tanti, lo subisci passivamente, cioè nel senso tu guardi un video di una cosa e lo subisci. Non ti stimola la fantasia. Quello fa una cosa, tu lo guardi e boom, finito lì. Mentre il libro te lo devi inventare, ci entri dentro, ma è un rapporto completamente diverso, insomma. Quindi ci dovrebbero solo provare. Vi siete conosciuti tramite YouTube? Chiede Cesare. Sì. Cesare Bracciali. Sì, è una delle cose buone di YouTube. È una delle cose buone di YouTube, insomma, che si conoscono persone. E altri che poi, anche se non li ho conosciuti ancora personalmente, ce ne sono altri di youtuber che, insomma, con cui ho scambiato un nuovo telefono, che mi scrivono, che ci sentiamo, così. Certo, questa è una cosa bella, un'altra delle cose belle di YouTube, la parte sana di YouTube. E siamo, diciamo, sì, e in più ho trovato anche degli amici. La parte amici, buona della tecnologia. Ho trovato anche degli amici, oltre che... Cioè, Timo Manuel, che mi sta ospitando, è che non, cioè, inimmaginabile. Con enorme piacere, tra l'altro. Ecco, oppure tipo Francesco, che cioè, io non conoscevo, che siamo diventati amici tramite il canale, e vabbè, Loris, vabbè, l'ho già detto, altri, insomma, diversa gente che... Eh sì. E poi vediamo... Per entrambi, qual è il senso di possedere collezioni? Ah, lui collezione. Sì, lui non colleziona, lui dice sempre che non li colleziona, poi però tira fuori tutta la corna originale. Ma quindi, sì, ma quello li ha. Quella è una collezione, cioè, quella è una bella collezione. Sì, no, però lo spirito del collezionista uno o ce l'ha o non ce l'ha. Io sono uno di quelli che si fa fregare e comprare 4 cover del numero, del numero 400. Ecco, quindi, io non sono io sto lì io, e... io non compro, per esempio,
il Texone, quello gigantesco, quello di Villa. No, quello non l'ho comprato neanche io per principio. Ma no, no, non l'ho no, stavolta non l'ho comprato per principio. Ma, ho comprato dei volumi. Dei volumi della no, Bonelli ultimamente. Per esempio il Dylan Dog 400 gli ho anticipato là in bianco e nero perché non no, quella nemmeno io conosco quella. Se fossi un collezionista avrei dovuto assolutamente comprarli sì. Perché non possono mancare. Adesso per esempio il Topolino mi ha un po' stufato e è uscita questa serie dei paper dollari. Dei paper dollari non lo compro, se ero collezionista lo comprato. Ma certo. Anche se no, io poi quando mi accorgo che non lo leggo più dico ma così non ha senso. Ma cioè, oddio, io sono collezionista, ogni tanto leggo una storia. Io sono una valanga. Puoi farne a me. Io sono una valanga continua. E questo lo sto facendo per esempio con l'Omoragno. Gli ultimi tempi. Dico sempre l'Omoragno, con Spider-Man ormai. Gli ultimi tre o quattro li ho presi, ma non li ho letti. Vabbè, magari uno li leggerà fra un po'. Ma magari senza l'obbligo. Appunto, senza l'obbligo. Leggerò con calma come il grande Black, sto continuando a prendere, ma non li ho letti, non li ho letti, la maggior parte le avevo già lette a suo tempo, cioè. Ma diciamo che la parte finale non le avevo ancora lette, ma non riesco, cioè, faccio fatica, però verrà un giorno, sono sicuro, sto mettendo in cascina e un certo. Giorno magari li leggerò con piacere, mi è capitato purtroppo una circostanza, compravo la collezione storica a colori di Tex, ma non è che la leggevo perché non avevo tempo. Certo. Mi ero disfatto nel frattempo di tutti i Tex che avevo, ho raccontato più volte sì. Cosa mi era successo. Ma mi successe che cadde da una pianta e mi fratturai la vertebra e rimasi immobilizzato a letto per 2 mesi col busto. Io in quei 2 mesi che non avevo nulla da fare dalla mattina alla sera, mia moglie se andava a lavorare, mio figlio allora andava all'università, quindi stavo solo in casa, allora avevamo un cane, col cane. Che facevo immobilizzato a letto? Certo. Dormivo o leggevo e ho approfittato per leggere parecchi di questi, quindi a un certo punto mi sono venuti utili. Certo, c'è sempre la certo, non è che mi auguro di star male per no, poter leggere, no. Però, però magari uno ci sa che c'è un giorno se ho la fortuna di andare in pensione, avere pochi impegni, poche cose, mi metto qui e me li leggo. Esattamente. Che problema c'è? C'è sempre tempo, con calma, di leggere. C'è sempre tempo. Eh sì. Ma non ho la mania proprio. Io ogni tanto mi faccio fregare. Quella su Nick Ryder, sì, faranno un reboot di Nick Ryder. Beh, era figo Nick Ryder. Tra l'altro era scritto da Nizzi, se non sbaglio, quindi un personaggio creato da Nizzi. E fanno come Mister No, faranno una miniserie nuova con Nick Ryder e stanno ritirando fuori i classici. Speriamo perché lo fanno come Mister No, perché stanno, non lo so, io sono rimasto un po' indietro, ho letto i primi 2 o 3 e poi sono rimasto indietro, adesso dovrò recuperarmi un questa, po' queste tante storie seguendo lo stesso filo conduttore, disegnate da diversi disegnatori, scritte da diversi autori, quindi c'è un po' di macello. I primi sono 10 numeri, vabbè, stiamo a vedere. Preferite leggere un fumetto già noto o sperimentarne uno nuovo? Ragazzo noioso sempre. Ah, ne hai già fatte 10 prima? Ragazzo noioso, 3 fumetti e questa. Ah no, aspetta, forse ho preso io quella. Ok, forse era quella. Scusa, era quella. Era quella dei pezzi. Sì, ok. Qual è la vostra storia preferita di Tex? La storia preferita di Tex. A parte che io ne ho più di una. Sì. Però una diciamo sola quella su 700 che numeri. Che mi piace di più. Perché secondo me i disegni sono il massimo di quello che c'è mai stato su una qualsiasi storia di Tex. Addirittura adesso mi sfido sulle piste del nord, ecco. Ah, l'hai già detto, disegnata da un picci al massimo della foto, non è il più grande disegnatore, cioè, lo dico come ha disegnato lui. Come lui riesce a rendere il l'anime del nord, ma non solo, proprio Tex, no, cioè, tutta l'ambientazione West, quei numeri lì a partire dalla fine di Dagan il bambino sulle piste del nord eccetera, c'è poi Giubbe Rosso, insomma tutta quella serie lì che poi
uscì anche in questa collezione che c'era, sì. A parte la collezione storica, cioè le migliori storie del preparatore, le migliori storie del Dex, il volume cartonato, sempre con Repubblica. Sì, io quelli cartonati ce l'ho, l'ho cioè, presi. Io ho preso anche i 30 ufficiali, poi dopo la continuare dopo fino a 40, ma gli altri non li ho presi. Questo... A me quando lo su carta lucida non. Ma lascia perdere la sua, cioè, quei disegni là di Vici per me sono. Ma quante storie ce ne sono? Ce ne sono una valanga. Bandiere, per esempio, una delle mie preferite. È vero, anche quella è molto bella. Il passato di Carson, bellissima. Vabbè, ce ne sono tante di storie che. Belle di Dex. Però io quella che preferisco è. Sono le piste del mondo. Sì, no. È vero. No, io devo dire che mi piaccio da morire tutte non quelle. Non tanto per la storia, per come è disegnato, perché io se devo scegliere fra chi scrive e chi disegna, io guardo sempre. Ce lo siamo detto. Il disegnatore non riesco a fare. No, io tutta quando a me quando c'è Yama, Mefisto, le segrete, la magia, le cose così mi faccio. Ma quello due pennellate cade per tirare tutte le cose in un attimo. Cioè, sì. Come lo faceva lui nessuno. Quelle sono quelle che mi piacevano di più in assoluto, come anche molte di quelle col Morisco. Ci ricorda poi il periodo della nostra sì, adolescenza, quindi c'è anche un fattore sentimentale. È vero. Ma se tu prendi Ticci, quando mi disegna anche la prateria. No, mi piace sia Ticci che Fusco, mi piace proprio come disegnano Tex. Fusco è un po' diverso, ma Ticci. Parte Tex, tu prendi come disegna lui la prateria, come Terra Promessa, per esempio, la storia disegnata da lui, ma secondo me io vado pazzo per Villa, vado pazzo per Maurizio Locchi, adesso non lo. Io so che i mazzi Tex Wheeler. Sì. Cose... Io e Maxi di solito. Anche scusa, dentro non, non li apprezzo i Maxi. Tex Wheeler lo disegna De Angelis, sì, anche, pure lui. Però io se lo disegnasse Botti. Sì, e se lo disegnasse Botti però uscirebbe un numero ogni 6 mesi, secondo me. Certo, perché se fa dei mini, fa dei quadri. Non adesso, fa dei... adesso però esce questo Maxi Tex, ma poi è il 25, che è 20 febbraio, 22 febbraio. No, il Maxi Tex. Ah, il Maxi, scusa, sì, adesso, no, pensavo al Texone di Villa. Quello adesso esce adesso a febbraio. Che a me non piacciono i Maxi. A me non piace, allora se c'hai la storia bella, grossa e dici sai che c'è, vale la pena leggerla tutta insieme, tipo Oklahoma, e me la metti in un maxi, ci sta. Quando le fanno il maxi ci mettono 3 mini storie, allora ma poi perché me lo fai grosso con 3 mini storie? No, ma adesso scusa, mi sono sbagliato, non è il Maxi Tex, ho sbagliato, scusate, abbiate pazienza perché già mi avranno preso, sì. Non è il Maxi Tex, ho sbagliato. Il magazine. Il magazine piace adesso, sì. Io i magazine non. Io li compro per collezionismo, ma a meno che non c'è una storia che mi fa impazzire. Ho comprato per esempio quello in cui c'era la storia di Lilith e di Dinamite, perché me l'hanno suggerito, perché io manco sapevo che c'erano queste due storie e mi è piaciuta. Ma io non riesco a leggerlo tutto. Per me è pure su carta lucida, quindi non posso tutto vedere. Tutto è testuale, non riesco a leggerlo. È no, troppa roba, non ce la faccio. Ma chi lo legge? Poi legge un articolo, se dice oddio questo mi colpisce, tu sì, leggi. Sì, ma non riesco a leggerlo tutto. E quindi il magazine non tanto me. Il perché Maxi, da collezionista c'è la storia che c'è solo lì. Alcuni sì, alcuni il Maxi no. Se c'ha un senso. Perché io, se tu mi fai 3 storie io, piccole. Il Maxi, noi ci sballe, l'ho preso perché parlava di una cosa importante che ha a che fare con tutta la giovinezza di Tex. Mm-hmm. Quindi lo dovevi prendere certo. Per forza. Perché la cosa no, ma poi li prende Tex, io Tex e Topolino prendo tutto, però. Ma tutto io non sono così, non prendo tutto. Infatti qualcuno mi ha scritto. Tutto, non è che adesso si va nella collezione a colori, perché non fai la recensione di tutti i Maxi Tex a partire dal numero 1? Perché figlio mio, perché non ce li ho. Gioco a Oma e ce ne ho altri 2, 3, ma non li compro, quindi c'è. È inutile. No, il Tex cerco di poi qualcosa mi è sfuggito. Comunque non riesco a leggere il pregresso. Io, a me mi dovete chiedere soltanto di parlare di quello che esce adesso. Edicola. Il pregresso, cari miei, lo compro, a volte lo imbusto, lo metto lì, forse un giorno lo sì. Poi non ho capito come gli è venuto in mente credo forse, no, non mi dica di nuovo ragazzo noioso, perché come scoppiare la cinta un'altra domanda, no. Eccolo, no, Johnny Cash.
Johnny Cash mi chiede tra Little Tony e Bobby Solo. E allora a me mi viene da fargli una domanda. A prendere in giro a me. Cioè, capito? Sì. Cioè, se io ero Little Tony e tu Bobby Solo, viceversa. Sì, secondo me due grandi. Due grandi abbiamo chiuso lì. Quando ero un ragazzino, mi ricordo all'elementare, feci il tema su Little Tony. Non lo ricordo ancora, andavo in seconda elementare. Però detto da Johnny Cash ci sta. Io, Igor Bonelli ci dice solo, tra l'altro un cognome che insomma pesante, perché Igor Bonelli, io vi faccio solo tantissimi complimenti per la passione che ci mettete e trasmettete, da un fan dei fumetti della leva del 72. Del 72, quindi sei più giovane di tutti e due. Quindi sei più giovane di me e di lui, quindi della leva del 72 sembrava che. Che ne pensate delle collane Classic Tech, Tex e Classic Zagor? Le ho eliminate entrambe. Migliori o peggiori delle collezioni storiche a colori? Secondo me peggiore. Perché io tutti i difetti che gli hai trovato. È incollato. Tutti i difetti che gli hai trovato. È un'operazione commerciale, punto. Perché non ci si sono impegnati minimamente. Le stesse cose praticamente sono le stesse tavole della collezione storica a colori, che almeno sono fatte su cartaccia di poco conto, cioè su incollate questa copertina con le copertine allucinanti, le copertine è vero, le copertine hanno fatto lo scempio. Sì, ma andavano bene per i tempi che furono, oppure di Zagoro, anche perché poi ci la copertina con questa fascia colorata, vorrei conoscere sinceramente il grafico che ha creato questo, come quello che ha scritto nuova si stampa che ha rovinato la copertina, cioè veramente allucinante, tanto bellissime perché lucide quelle sono bellissime, ma questa scritta nuova ristampa, nuova ristampa, non ti sembra quella che copre. Poi manco una, no, cioè, tutta la striscia una sola, capito? Ci sta, c'è scritto in basso piccolino, ma che poi bastava mettere, che ne so, una N rossa sul dorso. Ma è inutile, capito? Se devono fare una queste classi Tex e classi Zago, io non lo so quanto. Ma sai perché io la sto comprando? Le potrebbero interrompere subito e eliminarle. Fate una ristampa anastatica come si deve, con quello le copertine originali. Lo faranno mai? Non lo faranno mai. Che fate classi Tex? Però io preferisco. Pure le ho comprate e poi le ho regalate. Perché io compro classic Tex? Perché non sopporto il disegno di Tex a colori su carta lucida. È una cosa che non ce la faccio, è una cosa mia, è personale, quindi preferisco classic Tex. Perché a te preferisci la storica colore, ma quella è una fissa mia, eh. Una malattia mia mentale, insomma, quindi è. Però scusa, una cosa mi stavo chiedendo. Ieri è uscita la striscia nuova di Zagor. E io se stanno rifacendo le strisce di Zagor. Ah, ho dimenticato, Giulio, avevo uno originale, ho dimenticato a farla vedere, l'ho lasciato pure. Perché The Tex non rifanno una serie di strisce? Vabbè, ma io non la comprerei così. È carina come iniziativa. Solo 5 numeri, tanto per un'operazione a Marcord. Per leggere le strisce. Ma anche solo da collezionare, perché tu non collezioni. Ah, no, guarda. Perché The Zagor sì e The Tex no? Vorrei suggerire alla Bonelli, ma credo che dopo il mio video non accettino suggerimenti da me. Però, non lo so, cioè, Tex per me è sempre il più importante della casa editrice. Forse perché sanno che quelli di Zagor sono più collezionisti. Cioè, la percentuale tra lettori e collezionisti di Tex magari è più alta quella di Zagor. Quelli di Zagor, secondo me, sono dei personaggi che se gli tocchi il personaggio, se gli tocchi Zagor, cioè, come se gli toccasse la mamma. Appunto, cioè. Una cosa, cioè, io quando faccio video su Ciao Gianluca! Quando faccio video su Zagor sono in difficoltà. Perché uno deve stare attento a quello che dice. È per quello che. Non puoi essere, diciamo, come dice, spontaneo. Devi stare attento, devi pensarci, perché questi subito dicono tu un sacco una sporta, guai a dire, ma secondo me questo. Ma per carità! Questi vogliono Zagor. E comprano tutto quello che esce. Tutto quello che esce. Io, qualunque, per esempio, che ne so, c'è la serie di Chico, non so, le avventure di Chico, sì. non so come si chiama, insomma, Chico a spasso nel tempo. Adesso ho visto un volume che Burattini pubblicava sulla pagina Facebook, Chico, non so, una cosa del genere. Ma io quello non lo comprerei neanche sotto tortura. Ma non lo posso dire perché mi aggrediscono, che ho insultato. Ma me lo stai dicendo sul mio canale, quindi. Ma dico, ma perché non mi piace? A parte il fatto che devi staccarmi, cioè, nel senso, uno può pure dire: guardate, che a me questa cosa non mi piace, a me mi fa schifo. Piace, appunto, cioè, ci sarà libertà di. A me piace Zagor,
E non è che diciamo che quello che dicevo nel video da Bonelli, non è che noi diciamo che se, che ne so, tu per esempio non sopporti Cico, non è che se no, dici... ma io sembra che non sopporto Cico, ma non... vado insieme con Cico, lo so, ma Cico da solo a sé stante. Però non è che tu dici che chi lo compra e chi gli piace, ma Cico, no, è un cretino, ma se lo può comprare, appunto, cioè, se lo può, è un'opinione, ma voglio dire, perché io non posso dire che non mi piace, sì, perché mi subito mi saltano addosso questo Cico, che poi vabbè, comunque sì. Cerchiamo di non inimicarci tutto la fandom di Zago. No, certo, no. I fan di Zago sono molto è per quello che secondo me fanno le strisce. Molto legate ai personaggi. Quelli di Tex sono un pochettino più, come me, sono un pochettino più... Più lettori e qualcuno collezionista. C'è una parte di collezionisti, però. È chiaro che... Allora io dovrei impazzire perché dico, ma come mai fanno, ultimamente fanno sempre le storie con Tex e Kit Carson, raramente si vedono Kit Wheeler e Tiger Jack. Dove sono finiti Kit Wheeler e Tiger Jack? Ma sai che ti dico, non mi importa perché per me il fumetto è Tex, non è certo. Tex e i suoi compagni, non è come non è Zagor e Cinco, è Zagor e questo è Tex, a me interessano sia Tex che Zagor, i personaggi principali. Beh, ma io mi ricordo che, se non mi sbaglio, le vecchie storie ogni tanto erano tutti e quattro, ogni tanto erano due, ogni tanto non era una regola fissa. Ultimamente, quasi sempre ci sono solo Tex e Carson, ma a me importa poco, cioè io basta che c'è Tex, poi tutti gli altri sono... Cioè, è contorno, tutto il resto è contorno. Diciamo. Non sto lì a fare tutte queste polemiche, cioè... Collezione Luigi Barbato, collezioni generali o meglio collezioni monotematiche? Io non ci riesco, per esempio, monotematiche non ci riesco, cioè non posso leggere io solo Tex, cioè, e non ce la faccio. A questo punto, solo Diabolico. Ragazzi, dovrei smettere di fare video. Eh sì, no, perché puoi fare anche come Nicola Corvino, che se guarda questo video lo salutiamo, lo conosci? Grandissimo signore che ha una certa età, insomma, nel senso, c'ha un canale dove parla solo di Diabolik. Lui c'ha una stanza solo di Diabolik. E fa anche dei video, è bravo, conosce tutto di Diabolik. No, però lui smettere di fare video che fumetti. Dovrei parlare solo di Tex. Punto. Però io mi annoio con uno solo. È solo Tex. Mi annoio con uno solo. Se poi, però poi capita che se dico guarda ho fatto dei tagli purtroppo alcuni, ma no, ma questo non potevi eliminarlo, questo non lo vedi, questo non... perché ognuno c'ha il suo preferito, però c'è il suo preferito, è chiaro, io allora lasciate donazioni sotto, effettivamente è questo, se mi dedicassi solo a Tex dovrei avere tutto quello che riguarda Tex, certo. Allora potrei dedicarmi ai portagliari, ai quaderni degli anni 60, ma potrei dedicarmi certo. Effettivamente a completare tutta veramente la collezione di Tex, cercare i numeri che mi mancano eccetera, ma siccome lo dico sempre, non sono un grande collezionista, io preferisco magari leggere più, cioè averne di più. Anche io, ma no, io devo leggere manga, devo leggere Topolino, cioè, devo leggere, adesso sono un po' in fissa per The Walking Dead, devo leggere, capito? Non posso leggere solo, tant'è vero che io l'altra sera ho letto Il Confine, che è il volume quello cartonato di Bonelli, bella storia pure quella, però mi tremano le gambe, perché ci siamo ispirati a Twin Peaks e Lost, nel senso, sai, tanta carne al fuoco? Mistero, paranormale, giallo, intrigo, poi devi sapere come farli tornare alla fine. Cioè quando metti 4 o 5 tematiche, poi devi sapere. Un conto è che dice questo è un giallo, è un mistero, è magia, capito? Ma se metti 4 cose insieme, poi alla fine devi sapere come incastrarlo, perché sopra è un pastrocchio. Quindi spero che sappiano come incastrarlo, perché il primo volume è molto bello. Però dopo ho letto manga, chiuso quello, ho letto manga. L'altra sera ho letto finalmente quel volume bellissimo, bellissimo, scritto da Ettore Scola e disegnato da Milazzo, quello che mi sono fatto autografare a Lucca, e la storia è bellissima, toccante, veramente un bel, poi disegnato, acquarellato da Milazzo, quindi un capolavoro. E dopo ho chiuso e mi sono letto uno shonen delle battaglie giapponesi dei manga, che vedo, voglio dire, cioè non è che mi leggo, che ne so, leggo 4 numeri di Tex, me leggo un numero di Tex, ma me leggo una, capito? Per variare, per cambiare, perché sennò diventa. Sì, capito? Sennò diventa una rottura di scatole. E credo che abbiamo risposto a tutto quello che ci hanno chiesto. Vabbè, qual è la storia che mi portava più nel cuore? L'abbiamo detto. E no, basta, appoggiato, sei sempre stato appoggiato dai familiari o ti hanno intralciato a volte?
Meno. Io non sono mai stato, cioè non sono sempre stato fortunato. Un ragazzo, mio padre si incavolava perché invece di studiare non c'era come ecco, vabbè, così. Però, sai, io non sono stato intralciato, nel senso che qualcuno mi ha mai proibito, anche perché io guadagno, mi vado a lavorare, guadagno, quei soldi ce li faccio, se non li levo il pane ai miei figli, quei soldi ce li faccio come mi pare. Però sai che se stai con una persona, magari con la quale stavo prima, che non condivide per niente le tue passioni o che pensa che siano stupidaggini le tue passioni, no, ti senti meno, capito? Che magari ci sei, ho portato a casa, io intanto compro un fumetto, dico, vado a casa, dico, poi lei è disegnatrice, quindi guarda un po', e lei mi dice, ah, bada, che tavolo, hai detto, che bello, ne parliamo, capito? Quando torni a casa e tu dici, ciao, capito? E ti vedi che ti guardano, vabbè, che fa? E ti dice, va bene, e ti si spegne un po' questo entusiasmo, magari. Quindi si spegne. Quindi magari se sono stato condizionato prima. Ognuno di noi vorrebbe che la persona a cui tiene, in questo caso la persona che ama, eccetera, condividesse le stesse. No, non le deve condividere, però. Ma era una però secondo me se le condivide è meglio. Sicuramente adesso sto in paradiso. Però io ho sempre condiviso anche con chi non condivideva le mie passioni. Però se c'era una passione, io la condividevo, cioè nel senso. Se tu sei un'appassionata di trucchi, io vengo con te pure a comprare i trucchi. Se tu, capito, io seguo la tua passione, te la assecondo, nel senso tu vai lì e dici, guarda questo rossetto, guarda questo mascara che è, e io ti accompagno perché non ti voglio lasciare sola nella tua passione, però tu non mi lasciare sola nella mia, capito? Questo è il discorso. E invece molto spesso molto non viene condivisa. Invece la passione è condivisa. Quello è il top. Io sono appassionato di fumetti, mia moglie fosse appassionata di fumetti sarebbe il top, nel senso che io impazziremo tutto il tempo di fumetti, per dire, faccio un esempio. Oppure, che ne so, se una persona a cui tu tieni piace viaggiare, a te invece piace stare esistenziale. È un sacrificio per entrambi. Esattamente, tu viaggi, però ci vai da solo, capito? Ma non è bello, deve essere invece una condivisione reale. Infatti sono state le uniche limitazioni della mia vita, sono state quelle emotive, non fisiche, nel senso che qualcuno mi ha impedito di. Io se andavo al cinema a vedere Matrix, una volta prende mia moglie a vedere Matrix, quella non ci ha capito nulla, ha detto che era un film orrendo, per me era un capolavoro. Certo. Cioè, è chiaro. Matrix è uno di quei film che tu esci dal cinema e dici. Ma io l'ho visto in prima visione al cinema. E dici, oddio. Cioè, cominci a dubitare di quello che ti sta intorno. Era 2000, capisci? Sì. Cominci a dubitare di quello che c'è intorno, della realtà. È un film disturbante. Per esempio, io sono un fan, per esempio, del Grande Lebowski, per esempio. No, allora avete chiesto che cosa avete in comune oltre a visto almeno fermi tutti perché sto video durerà altre due ore insieme con mio figlio il Grande Lebowski, ne sapevo a memoria le battute, io le so tutte. Drugo, giusto, vabbè, sai che ogni anno si riuniscono tutti i fan, sì. Mio figlio mi ha portato è stato in California, mi ha portato la magliettina comprata in un ristorante che si chiama, vabbè, non mi ricordo, quello che è, insomma. E io sono veramente un fan. Io tutti i 10, tutti i 9 del mese posto la foto del padrone di casa che gli dice, Drugo, domani ne abbiamo 10. Tutti i 9 del mese, capito? Perché c'è una pagina di cose, e tutti i 9 del mese poggia, posta, sto mese non ho postato, oggi è 10, no, oggi è 11. Stavolta mi sono dimenticato, ma ce la fate. Ma mi viene se Vladimir, se state sì. Vladimir Giulianov, non Lennon, lì è eccezionale, e io alcune fasi le avevo imparate in inglese, una sequenza, cioè non c'è una scena con tutta una serie di battute. È un capolavoro. Apre le orecchie, prendevo. Prova a tirare un po' il io te lo strappo le mani. Asta che sente il click. È proprio detto asta che sente il click. Grande Lebowski. È lui impassibile, che non dice niente. È lui così. No, John Goodman. Quando gli dà. Quando gli dice tieni il volante, prendiamo la collina e si butta dalla macchina, io lì sono morto.
lì sono morto, che poi il Mitra fa così, buca la macchina, loro finiscono poi è strada. La scena del Bigunda con l'altro ciccione che lui, sì, sta distruggendo la, sì, macchina, quella è quella, quella è quella. Io ogni tanto a mia figlia è tuo quel cesso, te lo distruggo. Io ogni tanto a mia figlia, quando fa le due di notte o si sveglia alle tre del mattino, e io dico: stai uccidendo i tuoi genitori. Perché non mi voglio svegliare alle tre del mattino. No, La storia che sto per raccontarvi è benissimo, sì, negli anni 90, al tempo della guerra tra con Saddam o con l'Iraq, adesso non mi ricordo. Con quel cammello di Saddam. No, le musiche, le canzoni sono eccezionali. Eccezionale, con la storia che lui non sopportava gli Eagles, sì, che a me piacciono, però invece lui non odiava gli Eagles. E quello butta fuori dal taxi. Ecco che succede quando cerchi di fottere chi non conosci. Bravo, ecco che succede. No, beh, Gian delle Bosche, abbiamo trovato qui, possiamo andare avanti 6 ore su Gian delle Bosche. Io c'avevo solo una volta in vita mia un collega, un ragazzetto, che ha lavorato con me pochi mesi, poi l'hanno trasferito a Via del Corso, e se vede i video lo saluto, Gennaro, e lui uguale, ma se del Gian delle Bosche, noi ci incrociamo nel negozio, e io gli facevo comunque quel tappeto dava veramente un tono all'ambiente. E lui mi incrociava e mi diceva: andiamo avanti così tutto il giorno. Su citazioni e citazioni del Grande dei Boschi, che capolavoro assoluto. Adesso un po' che non lo vedo, insomma. Capolavoro assoluto. Vado a vedere. A me è piaciuto anche Fratello Dove Sei. Mi sono piaciuti altri, Fargo, dei Fratelli dei Boschi. Sì, però il Grande dei Boschi. Capolavoro assoluto. Da rivedere, rivedere. Eccezionale, veramente incapace. Facciamo come hanno fatto i suoi genitori. È vero. Si cerchi un lavoro. No. Vaffanculo. Sì. Come è risolto, dico, il vecchio quello che fa con il signor Leboso? No, adesso dipende il tappeto che preferisco. Lui sdraiato sul tappeto col Walkman che sente solo l'audio delle partite di Bori. No, c'ha dei. Cioè, quando gli fa l'assegno per 78 centesimi, c'è ancora i baffi di latte. Poi che fai, sì, cura, c'è, e c'è ancora i baffi di latte. No, capolavoro. Qualunque dettaglio di quel film è un capolavoro. Giusto al posto giusto, al momento giusto. Anche se quell'uomo è un pigro. Drugo era di sicuro. Forse probabilmente è più pigro dell'intera contea di Los Angeles. Perché lo mette in competizione per il titolo mondiale dei pigri. Stiamo citando a memoria. A memoria, questa cosa. E poi dice... Ho perso il filo del discorso, può bastare con la presentazione, e parte questa scena nel diciamo che lui sta comprando e si sente la voce di quello che lo speaker che parla. C'è un'altra che mi fa impazzire di citazioni e che io la faccio spesso nell'occasione così. Un'altra immersione che vedo. Genio. Ma una delle mie preferite in assoluto è: per fortuna rispetto un regime di droghe molto rigido. Capolavoro. Pure a mal lavoro quando mi fanno arrabbiare, gli faccio per fortuna rispetto al regime. Tutto una serie di. Ma state indagando sul caso? Sì, abbiamo 4 detective sul caso. Stiamo facendo i turni. Stanno facendo io lì al cinema ero mega con le lacrime. E lui che con le lacrime. Quando quel poliziotto ride, gli dice: stiamo facendo i turni. Io con le lacrime piangevo proprio al cinema. Vabbè ragazzi, è finita proprio alla grande con Gian delle Boschi. È finita proprio alla grande. Grazie Giovanni. Grazie a te. Grazie, perché sono stati due video bellissimi. Due video bellissimi. Non so se dureranno fino alla fine perché è lunghissimo. Non lo so, ma l'altro hanno detto: ne vogliamo di più. Io sarei stato altre 2 ore, eccolo, questo non lo so quanto è venuto. Però lo vediamo. Adesso lo vediamo, andiamo a vedere. Spero che reggano fino alla fine col Gian delle Boschi, che forse è la parte più figa, sì, è vero. Allora ce lo scrivo nel titolo. Guardate la mia, e speriamo insomma poi di fare magari una reunion con tutti quelli del nord. Vengo su io una volta e facciamo magari stavo pensando di venire al Cartoonix. La giacca di Drugo, mai l'ho trovata la giacca di Drugo. C'è un gruppo a Frascati che ha fatto fare queste reunion così, e uno anni fa ha postato alla GS al Carrefour di Frascati, è andato al Carrefour di Frascati con l'accappatoio marrone, i granchietti, gli occhiali, e ho detto: no, gli ho scritto sotto: sei un genio, sei andato veramente al supermercato vestito così, sei un genio assoluto. Quindi ma Steve Buscemi che poi muore, alla fine non riescono a farlo morire, e quando butta i ceneri, quando butta i ceneri c'è giù così, tutta
Non è possibile qualunque cosa con te di bambini. Dai, Bruno, non prendetelo su, andiamo al bowling. Ah, è quella bellissima, invece un casino, è la scena del cowboy, che poi sarebbe la voce narrante, una specie di angelo, storico, quello che è. Che poi è cosa? È famoso. Elliot. Questo qua è Buffy, cosa non mi ricordo. Vabbè, ce lo scriveranno nei commenti. Sì, lo scriveranno loro, tanto lo sanno, sicuramente saranno in memoria. Quella scena lì, quando c'è il cowboy, ho sempre avuto un debole per il cowboy, come conoscete. Grazie. E allora mi fa dice che poi stavo impazzendo io per capire cosa fosse. Ah, è una buona salsa panini. Tu ti sei chiesto che cos'era questa salsa panini? Sì, sono andato a vedere poi. Cos'è? Un tipo no, è quella rossa che si mette con i nachos. Ah, sì. È quella piccante che fanno i messicani. Ma no, lui se la beve, è una cosa. Lui la beve, non è. La salsa panini. Cioè, è un qualcosa di. Io so perché quella che io so, che era quella che ci si mette nei. Gli portano una bottiglia, lui la beve. Allora, ormai tanto un minuto di più o due minuti di meno. L'ultima cosa, Drugo, dimmi, potresti potresti dire meno parolacce. Che cazzo stai dicendo? È vero. E poi anche la cosa finale dove dice è così che la commedia umana si perpetra perché se si sta avendo. No, hai ragione, è una bevanda. A volte. È una bevanda. A volte sei tu che mangi l'orso, a volte è l'orso che mangi. Che cos'è la salsa pariglia? È una bevanda. La salsa pariglia, accetta e continua la navigazione. La salsa pariglia, se vi foste trovati a chiedere, probabilmente state parlando di piante o di bibite. Salsa pariglia, la pianta. Ah, salsa pariglia è proprio una. Sì, è un frutto che si chiama salsa pariglia. Ma c'è la bibita. Non lo sapevo, ero convinto fosse quella di pomodoro. Sì, dice quello. E pensavo fosse una salsa, che la salsa con cui si immergono, eccolo qua. No, è la Bibbia. Da Sioux City, eccola. Da Sioux City. Salsa pariglia. Infatti quello gli dice, quello del bullo. No, ragazzi, questa andando a cercare su Amazon. Vabbè, poi l'andrò a cercare su Amazon e ve la porterò sul canale. Ti ho dato una dritta. È vero, sono sempre stato convinto che fosse. E visto in nachos si fa quella salsa e chi la fa più piccante, meno piccante. Vabbè, io infatti mi hai dato il documentario perché prima. No, io mi ricordavo che avevo controllato, invece era. Invece no, esiste proprio da Sioux City. Da Sioux City, è esattamente da Sioux City, ho trovato la bottiglia. Era da Sioux City. Perché salsa pariglia non è la salsa. Per concludere, sai perché lui. Quando parlano di Jesus, dice, ha dovuto dirlo a tutti quando è arrivato a Los Angeles che quello che aveva fatto, che era un pederasta. Sai perché? No. Perché negli Stati Uniti, quando tu vieni condannato dei crimini sessuali su dei ragazzini, quando tu esci di galera e ti trasferisci praticamente sei obbligato a dire a tutti quello, il perché tu sei stato in galera e quello che hai fatto. Ma non lo sapevo nemmeno per questo. Per questo quello lì va, perché se no uno non lo capisce. Va, infatti io pensavo fosse un problema di traduzione. Si deve il motociclista, lui gli deve dire quello che ha fatto. Io pensavo fosse un problema di traduzione. No, era perché era costretto a fare. Non lo sapevo. Madonna, che abbiamo imparato pure delle cose. Non ci si vede. Grazie. Vabbè, dai, adesso basta, finiamo. Grazie. Alla prossima, magari ci vediamo al Cartoon Mix a Milano. Ah, sicuramente. Ciao ragazzi. Buona serata a tutti. A voi. Alla prossima.